Ciao Bettes.it, Frederick Wiseman in concorso alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Lo era, l'aveva già fatto con i suoi bellissimi documentari. Stavolta arriva con un film di finzione. L'uomo ha 92 anni e Uncouple racconta di Sofia Tolstoi che si lagna ininterrottamente per 64 minuti al centro di un'isola deserta, che è l'isola di Belle Isle a largo della Bretagna, e vediamo Sofia che parla da sola, inquadrata campo medio primo piano in mezzo ai campi attorno a lei, che non sono medi, sono anche di un certo livello floreale, ci sono calle, edere, rovi. A un certo punto Sofia si impiglia pure tra i rovi, poi anche inquadrature dell'oceano, poi anche inquadrature di schiuma sugli scogli, di acqua. A un certo punto volevo entrare dentro il film e dire a Sofia Tolstoi: ma perché ti stai a lamentare per un'ora dando di te anche un pessimo spettacolo? Andiamo a farci un bagno, Sofia, dimentica Leo. In realtà sappiamo che i due erano una coppia litigarella, solo che questo film di Wiseman è abbastanza agghiacciante perché vediamo Sofia Tolstoi da sola, non c'è contestualizzazione, non c'è nemmeno quell'uditorio che spesso i Tolstoi avevano al massimo del loro esibizionismo quando leggevano i loro diari intimi proprio davanti al pubblico. Diciamo, in questo caso c'eravamo noi come pubblico, anche se ho già visto i miei colleghi crollare in delle dimensioni di coma profondo già all'inizio del concorso. Perché? Perché Wiseman riesce nell'impresa non facile di rendere Sofia Tolstoi totalmente insopportabile, totalmente lagnosa. Fa un film tecnicamente di una misoginia perfetta, non so quanto volutamente o se nel cuore di tenebra di Frederick Wiseman ci sia un odio nei confronti di Sofia Tolstoi che è venuto fuori con questo film. E quindi l'attrice, che non è nemmeno eccezionale, Nathalie Bouteffoux, che è anche la coautrice della sceneggiatura con Frederick Wiseman, parla, straparla. A volte la vediamo scrivere anche al tavolino, ma soprattutto parla in mezzo ai fiori, la natura è bella, lei meno, e dice costantemente, si fa anche delle domande, insomma, si rivolge al marito: è finita la nostra vita insieme, punto interrogativo, non ho mai capito i tuoi cambi di umore, come faccio a capire quale sia il mio torto, perché sono così insoddisfatta, e anche